signore in bianchino, la prego, dipinga il mio muretto con il suo grosso pennellone. Perché? Ma sei svalvolato? Ma cos'è? Sei a caso? Ma c'è il muro, cioè, non bello lato. Stai zitto, io devo spiegare la modalità di Roblox e mi sento sta voce maniaca. Signori in bianchino, mi pennelli. Oh! Non era così! Se manda fuori sti bianchino! Scusate, in bianchino. Ragazzi, silenzio! Benvenuti su Build, su Survive di Roblox. Dobbiamo costruire dei muri, non imbiancarli, ma va bene lo stesso. Attenti, perché a breve arriveranno dei mostri e noi per salvarci dobbiamo costruire. Quindi, siccome voi siete un pochino stupidi purtroppo, non avete capito volta? Che dovete andare nella vostra base per costruire. Come? Ma non guarda che possiamo fare anche tua. Gruppone! Possiamo fare gruppone? E io voglio stare nella tua base, ti prego! No, fregato non può stare qua, diglielo un po'. Cicco neanche però, scusami no, tanto. No, ti prego, l'hai associato proprio alla tua bella corrone. Cioè, guarda, qua arrivano i mostriccioni, Arrivano molti, Fratello, ci penetrano. Guarda qui sotto. Sono dei maestri baldi. No, ma salgono, se è possibile. No, Cicco, stanno duro. Mi sono in te e mi hanno posseduto. Allora, questa era un primo round, ragazzi. Solo un primo round. Possiamo ancora recuperare. Bisogna... Mio Dio, Manna, ma la tua base... Ma si moltiplicano! Manna ha capito tutto di questa modalità, ma è bravissima. Mi stanno arrampicando! Ma c'è una torre incredibile, però noi no, ci stanno picchiando tutti. Sono allibito, Anna. Cioè, tutti dietro tu! Sei una pro! Ma perché tu mi hai dato l'aspirazione? Tu hai detto che hai fatto una torre. Ho detto, cavolo, devo fare una torre, non un muro. Ma mio Dio, ma sei intelligentissima. Ci sono anche delle armi da comprare per difenderci. Cosa che vorrei fare. Però... Ma puoi ammazzare anche noi con le armi? Mio Dio, sarebbe veramente bello. Infame! Sarebbe veramente bello, però stiamo resistendo. C'è un pennello! Adesso appena resistiamo, se abbiamo resistito bene, ci dà dei soldi con i quali noi possiamo comprare delle altre cose. Ma solo Anna è sopravvissuta, perché noi siamo morti. Purtroppo ha vinto solo lei. Allora, i miei occhi di ragno vedono un sacco di soldi da poter comprare. E io ne compro subito un po', così posso comprarmi delle armi serie. Ma che gadget supremi, guarda lì l'ultimo. Ognuno nel suo quadrato, dai, iniziate a costruire anche voi. Iniziamo a costruire una base fighissima. Scusa, non ci vuoi con te? No, non è che non vi voglio, io vi voglio. Però, così abbiamo più possibilità di sopravvivere, capite? È più facile sopravvivere. Ma già ti consiglio, però ti prego, io non so cosa sto facendo. Fratello, io ne ho la meno idea di te. Cioè, proprio completamente all'oscuro. Ma poi è difficile costruire, non ce la faccio. Guarda, sto facendo una scaletta, io nel mio. Dubito di riuscire a terminare la mia costruzione prima che arrivino i mostri. Anche perché è molto lunga. Ma per questo, mi comprerò un'arma per potermi difendere meglio. Mi comprerò questa. Ma non ti devi proteggere, stanno per arrivare. Ma devi 5 secondi. Ho comprato la pistola laser, no, ragazzi. Qua finiamo male. Non vi preoccupate, vi salverò io adesso. Aspetta che mi costruisco ancora un po' più di torre così. Ti vedo, uomo. Io sono arrivato da te, guarda giù. Ragazzi, non ci dobbiamo morire, Bisogna guadagnare i soldi questa volta. Non si può morire così. Sali sulla tua torre. Guarda, guarda come me la buildo. Sono chiusa. Chi è questa volta il mostro, ragazzi? È un amico sus! Oddio, guarda sotto di te, lo vedi? È tutto blu! C'è il coltello fuori! Ah, ma è tipo un Among Us quello là! Esatto! Ma non ci può raggiungere giammai, però! Lo sfigato! Meno male che è bassino! Guardalo, pisello nanesco che c'è là sotto, non mi prendo! Ma che bella torre che hai fatto tu piuttosto! Adesso io me la scendo la mia torre e mi costruisco ancora più scale! Perché no, così posso arrivare. Ma ci muori brutto. Don't worry. Guarda come sono abile. Vabbè, ho cambiato colore. Guarda, ma qui ormai sei esperto costruttore. Guardati. Hai visto? Ma come la stai facendo bella? Scusa, la mia è orribile. La mia è pratica, perché ci puoi scendere e puoi anche sei risalire. Sei veramente un tattico, perché effettivamente tu puoi costruire ancora anche adesso. Guarda che bravo che sono. Ale, sono in cima, sono il re del mondo. Adesso anche le vostre basi, comunque mica male, bella la tua, Anna. Stregato, ma cosa dovresti fare dopo, Lion? Devo sparare a stregato. Bella idea, vado subito. No, vieni, no, non mi dire che mi distruggi pure la casa. Magari, mio Dio, sarebbe bellissimo. No, non mi fai male, no, mi fai male dentro. Hai rovinato tutto il gioco, adesso non mi diverto più. Perché rovini il gioco a Lion? Perché è rovini? Sono un pessimo amico che non ha amici. Guarda cosa sei tu. Un cesso, te l'ho piazzato io. Hai visto? Un cesso sei. Oh, potete venire tutti nel mio cesso comunque. C'è spazio per tutti. Andiamo subito, eccoci. E metto anche l'acqua intorno, così fa tipo difficoltà, no? Tipo ostacolo. Che bello!
che non possono passarla. Bella, i mostri. Ma che cazzo, è bellissima! Ma perché la mia casa fa così schifo? Non sono buono a niente, guarda! Ma scritto, è tutta ma che bassa. Schifo! Ma che ha scritto? E sono impegnato a ciclo! C'è la firma! Ma veramente stava scrivendo ciclo. Comunque... No, no, ma non è possibile! Vabbè, io mi devo esprimere, Cico, te devo dire qualcosa. No, veramente, la abbatto se me lo dici, fa schifo. Rompiamogli casa, tanto non serve a niente. Cioè, è costruita una porcheria, secondo me, eh. Ma veramente. Io faccio veramente schifo. Devo prendere esempio dalla tua. La posso copiare, ti supplico. Pure, fai pure copiare la tua opera somma. Raga, ho scoperto che volendo io potrei invitarvi dentro il mio gruppo. Ti prego, fai. E costruire insieme. Lo apprezzerei enormemente. No, no, secondo me è più bello così. Perché piano piano guadagniamo ognuno i suoi soldi. E alla fine possiamo vedere chi si è salvato più volte. Ma la loro migliore. Ho visto una cosa bellissima, Lion. Sulla costruzione puoi comprare il kit spaziale che ti mette una porta automatica. Ah, ma io non ho nemmeno nulla. No, laser, no, la mia peggiore nemica, la io ti supplico, mi lasci fuori anche qui. Ci pensiamo dopo, per il momento voglio sottolineare che l'unica tra noi. Oddio, attenzione, arrivano. Ma arrivano. L'unica tra di noi che è riuscita a non morire mai, probabilmente, è Anna, che ha 4 sopravvimenti. Cico, l'hai portato. Dio mio, Dio, quanto sei imbecille. Mio Dio, quanto sei imbecille. Ma Dio mio, che imbecille che sei. Ma io. Che razza di amico sei che porti la gente brutta. Un imbecille, ma un idiota di proporzioni. Ma io qua ci perdiamo tutti. Cioè, Cico, io. Cioè, dimmi cosa devo dire di te. No, lei ho visto subito. Ho visto la bocca. Sei un idiota. Me l'hai portato sopra la torre. Ma scusami, come fai a lasciarlo sotto? Guarda quanto è lungo, Chad. Ma sopra la casa di Anna c'è una torre di mostri. Cosa? Ma davvero? Io non vedo niente da qui. Cosa dici? Ma sono uno sopra l'altro. Guarda, proprio precisi. Ha fatto un totem. Si bilanciano. Stanno arrampicando. Per stanno entrare arrampicando da te. No, non ci riescono. Da me non arrivano, fidati. È troppo alta la mia base. Non ci arriva nessuno qua sopra. Vi sfido. Anzi, sono abituato di tutti. Ormai Cico, stiamo schifo. Andando veramente bene. Quasi tutti. Lion, uno sfidato. Io ti invito a casa mia. Devi venire a vedere, ti prego. Aspetta, devi darmi solo un istante. Ma dai, io sarei onorato. Aspetta, allora, prima di tutto volevo costruire un pochino più di trappole di acqua intorno alla base, no? Perché così so che loro si bloccano in mezzo all'acqua e io li posso rallentare. Puoi farmi un favore, Lion? Mi fai uno sgabuzzino col water? Mi lasci detto, ti su. No, 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 non meriti. Perché tu non... No, no, te lo tolgo. No, ma la sei fuori! L'ho usato davanti a te, ma come la si permette? La mia unica cosa appena della modalità per me nel water. Dai, non era per te, infatti, non c'è niente per te, infame. Anna, occhio che arrivano i mostri, Non so come tu ti sia salvata finora con sto... Un salotto hai fatto. Oh, scusa, è carino, no? Accogliente, con anche una tazza di cioccolata calda. Ma i mostri non entrano dalla porta, scusa. Ma che... sei no, perché ogni porta proprio la tappo. Ah, intelligente. Arrivano. Arrivano. Occhio. Occhio. In cima, in cima, in cima alle torri. Cico, ti prego, puoi... posso andare da te, Lion? Ti supplico, ti no, supplico. No, no, non venire. Oddio, guarda che sciatori questi, no. Ti prego, ti prego, no, ti prego. Lion, che succede? Vedo camminare sulla mia casa. Mi vogliono martellare, aiutami. Dai, ma la tua casa è completamente non funzionale. Cioè, spiegami. È sfondata, cioè. Ma fai schifo. Mi stanno buttando l'altro, ti prego. Voglio salire da te. Dai, ma con la pistola riesci a ucciderli? Ci sto provando, Cico. Sto cercando di salvarti. Uccidendo i mostri. Mi hanno buttato brutalmente. Me lo stavi portando? Brutto, ma infame. Ma ero morto. Io, come è possibile? Me lo stavi portando. Non ci posso portando. Credere. Cioè, tu prima chiedi aiuto e poi porti il nemico in casa. Brutto, Giuda. Dai, ti pugnala alle spalle. Che infame. Schifo. Sono nel mio muro firmato male. Guardami, sono qui. Adesso approfitta. Adesso i mostri muoiono. Tu approfitti e costruiamo, finiamo la costruzione. Oddio, stavano salendo anche da me. Guarda che zuzzi. Lion, attento, ti prego. Mamma mia, uno stava lì lì per salire. Per salire le scale da te. Ma questi li ho uccisi. Guarda come gli ho sparato con la mitragliatrice laser. Io non gli lascio nessuna speranza. Adesso, mi raccomando ragazzi, dobbiamo terminare le nostre basi. Che la prossima volta non si devono neanche poter avvicinare. Va bene questi mostri? Ok, siamo pronti, non ti preoccupare. Allora, io mi faccio tutto un bel terrazzino.
Così anche se loro saltano, non arrivano sopra. Dai, il mio. Dai, ma uno sgabuzzino per Cico il tuo amico, dai per favore, ti prego. Ma quanto ti si accolla addosso? Pensaci un pochino, ti prego. L'ultima volta che te lo chiedo, rispondi bene però, per favore. Ok, ci penso un attimo e poi ti rispondo allora. Ok, sì, ti do 5 secondi. Ok, ok, conta pure. Pure anche il tempo ti chiedi. Uno, sì, due, no, right. Non voglio coltare, dai, non ti piace quando conto. No, rifletti. 3, sì? 4, sì? 5, ok, ho 6. Pensato, no, finito, ho pensato. E cos'è? No, dai! Ovviamente. Per favore, no, dai! No, puoi venire, no, non ti puoi. Ti ho sperato veramente? Non puoi venire, però sto vedendo che ci sono anche delle altre cose da comprare. Per $1000 c'è l'aereo e io lo voglio l'aereo. L'aereo, ma che figata! Il bombardi di tutti! Provo, Ok. Dai, ok, l'ha dato, vero? Perché porti da solo? Va un pochino piano. Però ci sono a bordo io, sto fluttuando. Ma io sei al sicuro lì in cielo? Questi non volano. Raga, ma è fichissimo, posso decidere dove vado. È un po' lentino, però va bene. Sono praticamente immortale adesso, voglio vedere vieni chi è che riesce a prendermi. Uomo, vieni con me, vieni. Ho fatto una piccola casetta. Va bene, arrivo. Ma è una cacca. Dai, per favore, è bellissimo, guarda, è alti vostro. È dedicata a me. È un enorme cacone, vabbè. Ma che schifo! Aspetta, ma perché? Eccomi qui, Cico, sono arrivato. Ale. Che bello il mio amico insieme della mia casetta magica, sì. Di protezione. Sento la puzza da qui. Adesso bisogna vedere quali saranno i mostri che arriveranno, perché in ogni round ne arriva uno diverso. C'è Chuchu Charles. Cioè, noi ora abbiamo visto un po' gente sfigata. Ci sono i Garten of Bamban, i Rainbow Friends, c'è di tutto, capito? Quindi Alex, hai rotto le palle. Hai rotto le palle. Hai rotto le palle. Però, Cioè, non c'è stata una volta che tu hai parlato al momento tuo. Mai. È vero. Perché faccio schifo? Io smetto di fare schifo. E che palle. E dati una sgridata e smettila di piangere. Sgridati come si deve. Però forte. Io mi sgriderò perché Alex è veramente la prossima volta che parli che non è il tuo momento. E che diavolo. Verrai abbandonato fuori dal tuo castellino puzzoso e verrai lasciato là. Sembra cioè mi sembra che non si sta sgridando. Ma vuoi stare calmo? Allora Alex, ti vuoi sgridare? O mi devo arrabbiare? Mi devo arrabbiare? Ma dei mostri! Io mi devo arrabbiare con me stesso. Perché veramente non no, è possibile. Ma è peggio di prima, Alex. È peggio di prima. No, non voglio che sia peggio di prima. Deve essere proprio un insulto alla mia essenza, alla mia presenza. Deve essere un insulto io per io voi. No, parola, cioè una ma cosa... veramente non sai più fare Dio, anche sì. Questo, ma, Alex. Ma quanto schifo. Ma che è successo? Dov'è la rabbia, il disdegno? Il grande disdegno contro Alex, perché Alex è un infame che va abbandonato da tutti i suoi amici. Io non merito la vostra presenza. Io sono un infame che va abbandonato per sempre. Cioè, questo mi sembrano solo delle volgarità gratuite. Cioè, non... Infatti, guarda, se vuoi ti faccio vedere io come si fa. Fammi vedere un po'. Alex, ma fai schifo. Ah, ma su di lui. È vero. Cioè, parli sempre al posto degli altri. Imbecille. Nessuno ti ha il posto per te, perché nessuno lo trova, perché non hai il posto da nessuna parte. Vabbè, basta, schifo, Cico, cioè, anche meno. Adesso ti prego, vieni a trovarmi a casa mia. Ho preparato tante cose per te. Perché no? Guarda quello schifo di Alex. Non mi ha nemmeno invitato a casa sua. Hai ragione, perché non è pronta la mia casa. Però adesso la preparerò per te. Vuole condividere. Ma io non ci vengo. Tu non hai capito che io non ci vengo a casa tua. Perché? Perché sei un infame. Non ti sgridi neanche. Dopo che fai schifo ti fai i complimenti un altro po' da solo. No, i complimenti io non me li meriti. Cioè ti fai le carezzine, ti regali le caramelle. Sì, ma ti sembra il caso? Ma lo scemo. No, non mi regalo più niente. Basta, adesso mi regalerò solo sofferenza. Io mi auguro che ci sia una bomba per farti esplodere. E probabilmente e c'è. Sono morto. No! L'hai pure distratto, Alex. Ma vedi, no, soldano. È stata colpa di stregato qua. Mi ha spinto. Esatto, no, perché ti ha invitato e poi ti ha spinto. È un traditore. Abbandoniamo Alex. Ti prego, Alex, non ci provare a scaricare le tue responsabilità. Dai, su stregato, Non ci provare. Cioè, tu sei un infame davvero, Ma dimmi te, ma guarda che cosa hai fatto. Mi hai fatto cadere, mi hai fatto morire, Mi dispiace tantissimo. Però adesso guarda a casa mia. Ti giuro, ho preparato un sacco di cose per te. Il lettino è caldo, vieni. Ma che schifo! Letto! No, che schifo! Ma che è una fetta di torta! Ma come ti viene in mente? No, qua è da reportare sul serio, ragazzi. C'è anche una ciliegina buona buona. No, ragazzi, allora, questo è un vero e proprio appuntamento. Allora, mi invita sul suo letto. Senza vieni alcun motivo. E basta, che schifo. E insiste pure. Tieni a posto quelle manacce.
Esce! Beh, oh, fratello! Non ci provare più, eh! Ti demolisco casa! Sto qui sul divano! Allora, abbiamo già riportato tutti ormai, via! Io adesso tirerò giù una nuke che mi auguro che faccia esplodere anche casa ma di stregato! Tutti quanti! Vediamo che cosa succederà! Magari ma ucciderai i mostri! Ho spiegato tantissimo a farla! I mostri mi paiono tipo degli zombie alieni... qualunque! Sono degli alieni, mettiti dai sicuro! Allora, i tentacoli! Arriva la nuke, ragazzi! Secondo me questa è buona! Ma spacca anche le nostre! Hai staccato anche a noi! Ma ci sono tutti! Tutti tranne te! Però l'ho buttata su casa di stregato! Ma infatti era diventata un fungo! Meno male che almeno sì, le case però... non le hai distrutte! Io ho pagato 500 Robux! Stregato, smontati casa subito per questo motivo qua! Cioè, scusa, Per blocchettino! Non ho capito, io! Su una grande casa! Ci ho tirato una bomba atomica! E qua rimane tutta la casa a suo la posto! La ionilera adiacente a casa di stregato! Se vuoi elimino anche la Dio, mia! Quanto mi fai schifo! Dai! Mamma, tutta la a lui la stava bomba, cercando poverino di rendersi simpatico dopo tutte le cose brutte che ha fatto ti in prego precedenza. Ma secondo te, oh mio Dio, Brom! Oh, manna, sta swaggando illegalmente. Cos'è quella roba? E questa da dove l'hai comprata, scusami? L'ho comprata nello shop. Ma costa solo $200, possiamo averla tutti. Via. Ma è vero, compriamola subito. Ma bellissimo, tranne Alex. Bellissimo, vero? Arrivo, io oh mio sono Dio regno. Guarda che bella che è. Guarda come scomba, che figata. Mamma mia, oh, ma ci sono anche altri gadget da poter comprare, Anna. Certo che ci sono, ci sono le armi, ci sono anche altre cosine. Cinco, è bello che tu abbia parlato, perché non avevo proprio per niente chiesto a te. È vero, ma c'è un schifo. Perché metti in mezzo? Perché metti in mezzo? Non ho capito a mettermi nel mio posto inutile nella mia casetta a forma di uomo e non cagato voglio dire che cosa. Che schifo. Uomo cacato, mezzo piaciato. Dai, è bellino, guarda, l'ho fatto a mia immagine. Ragazzi, secondo me ormai con questo stregato, la tua casa è ancora troppo intera, La sto facendo una groviera. Da sopra dovresti bella scassarla, secondo me. Però non tolgo il lettino, lì ti aspetto sempre. Ancora! Ma basta, un altro appuntamento. Oh, ma quante volte ti dobbiamo reportare per farti capire che non si fa? Non abbastanza. Mio Dio, Oh! Laio, che significa lava? Da me, ti Laio, la lava? La lava? Ha la detto lava in aumento! Oh no! No, devo salire! No! Mi ha bruciato! No! Ma anche a me, Cico, è tutta colpa tua! Ma brutto infame! Ma perché stiamo divertendo con l'overboard tu, insieme? Tu, l'overboard della fava! Guarda che stiamo morendo all'infinito adesso! Usa l'elicottero per salire! Sì, è domani mattina! Quello ci vogliono 10 minuti! Bastardi! Guardala, guarda, sotto la lava sono, io credo! Mamma mia! Aspetta. Stai bene? Una meraviglia. Però siamo salvi adesso, tutto bene. Sono riuscito a risalire in cima alla mia torre. Adesso me la finisco anche di costruire, così posso ritornare in cima. Così, non scendo, salire. Chiedere un fatto tutto incredibile, uomo. Non salire. Puoi dare un voto? No, non ti prego, salire. Non sa- voglio ti ho... chiederti una cosa interessantissima, suprema. Ok, chiedimela, proprio. Ma non salire. Non salire! Ma se ti dice non salire, statene al posto tuo, scusa. Tre volte! Volevo stare vicino a te mentre te la chiedevo. Scendi! Ok, puoi dare un voto alle nostre zero abitazioni? Ti prego. Zero! E facciamo una classifica! Oh, allora, la mia abitazione è il grosso fiore. Il grosso fiore arrampicante è molto buono. Voto, me lo do da solo 8. Secondo me è un solido 8 per il fiore. Li vale di brutto. Poi casa di stregato, la groviera sgarrosa dove si fanno le porcate. Ragiona! Stai zitto, imbecille perverso. Voto 0, ragazzi, 0. Ma come 0? Casa di Anna, il salottino inutile. Voto 7 e mezzo, molto bello. Oh, guarda che tiene botta, Casa di Cico, lo uomo scagato. Voto 2 e mezzo. No, grazie mille, non è zero. Come grazie che mille? Bello. Casa di Alex, ma che è sto schifo? È il castello degli stupidi. E poi c'è pure una scritta per te, Lion TVB. Ma non ti imbarazzo. Ma toglila, scusami, subito, mio no, Dio. Non la posso ma togliere. Come ti permetti? Che voleva comprare? Ma come ti permetti di volermi bene? Ma poi ha copiato il mio design! Ma che copione! Voto 0, spaccato, meno 1! Hai copiato il design di Anna? No, oh no, mio no, Dio! No, ho fatto la scritta per te, là! Mamma mia, che brutto uomo! Che personaggio! E poi cosa c'è scritto qua? Vediamo un po'. Tube LTVB. Ma sei scritto YouTube. Ma cos'è un YouTube tarocco? Ligma Tube. Non è quello.
vero? Ma stai zitto, ma che vergogna. Togli subito questa scritta prima che io mi arrabbi. Guarda, poi mi si spezza il cuoricino se la tolgo. Ma per chi? Perché no, sicuro non c'è scritto Lion lì in mezzo. Cioè, almeno potevi scrivere tutto il, la parola Lion. Ci penso come l'ha scritto per intero. Infame. Cioè, per te io valgo una lettera. I blocchettini per costruire una lettera. Lo faccio con tanta amore. Ragazzi, adesso io sono sempre più arrabbiato verso Alex Nauzer. Dovresti proprio mandarlo via. Dovrei. Dobbiamo trovare un modo per farlo bannare per sempre. Ma no, cosa? Dobbiamo incastrarlo. Che criminale che sei. Adesso non le porti di nuovo. Che criminale veramente. Io non so chi fa più schifo qui, veramente è proprio una gara, tra Stregatto e Alex. E poi c'è Cicco che ci aggiunge quella puzzetta lì ogni tanto. E c'è il vecino, dai, sulla torta. Così, Togli stoletto. Togli stoletto. Oh. Grazie. Volgare, maiale, approfittatore. Oh. Bene, adesso direi che per questa serie abbiamo goduto abbastanza. Non faremo mai più questa modalità. È stata brutta. Non mi è piaciuta. Perché? Non lo so, perché voi avete costruito i salotti. Cioè, non era quello il senso. Oh, è funzionale in tutto e per tutto. No, non era il senso. Non dovevamo costruire i salotti. Comunque vada, grazie per aver assistito a questo video. E Lion out! Ciao!